Uomini e donne gossip, è finita tra Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti. Sonia Lorenzini, bellissima ex tronista di Uomini e Donne, è amatissima dai fan del programma di Maria De Filippi per via della sua storia d'amore con Emanuele Mauti, campione di pallanuoto che era uno dei suoi corteggiatori e per il quale ai tempi del suo trono rosa ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine. I due ragazzi, che non si sono lasciati un attimo dopo la scelta della bella lombarda e la cui relazione sembrava procedesse a gonfie vele, sarebbero però in crisi. Anzi, stando ad alcuni rumors, si sarebbero già lasciati, non si sa se in maniera definitiva o no. La storia tra Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti è a un bivio. Qualche mese fa, subito dopo la scelta, la coppia Emanuele Mauti e Sonia Lorenzini è andata a convivere nella città di lui, vicino Roma, dimostrando di avere intenzioni molto serie per il futuro. In quell'occasione, l'ex tronista di Uomini e Donne aveva sorpreso i suoi fan con una dedica molto romantica per il primo mese di convivenza con il suo Emanuele, che reputava l'uomo della sua vita. È passato un mese da quando siamo usciti insieme e da quando abbiamo deciso di continuare la nostra avventura fuori, aveva scritto Sonia. Non c'è mai stato nemmeno un momento nel quale ho pensato di aver preso la decisione sbagliata, anzi è l'unico errore che forse ho commesso è stato quello di non portarti via dall'inizio. Ma da quel momento cosa è successo? Le parole sibilline dell'ex tronista. Qualcosa tra Sonia ed Emanuele è successo di sicuro, visto che sono settimane ormai che sui social dell'ex tronista e del corteggiatore non compaiono più foto assieme, né tanto meno dediche d'amore, che loro due si scambiavano molto spesso, anche troppo, secondo gli haters che li trovavano troppo esagerati e melensi. Non solo, perché è arrivato anche un commento abbastanza strano dell'ex tronista. Sonia, infatti, ha risposto così a chi le chiedeva se lei ed Emanuele Mauti si fossero lasciati, ci sono momenti migliori e momenti peggiori, ha scritto, evitando dunque di smentire la presunta rottura. Di certo, insomma, se non si è lasciata. Comunque la coppia sta attraversando un momento di forte crisi, il primo da quando stanno assieme e ce la faranno a superarlo oppure no? Noi ovviamente speriamo di sì, perché questa coppia ci piace moltissimo. E a voi?